Ragazze, allora oggi video haul e vi faccio vedere tutte le cosine ricevute per il mio compleanno, quindi direi di cominciare subito. Allora, alcuni amici di Sergio mi hanno regalato cosmetici, ovviamente. Era una mia grande sensazione, non so perché, ma me lo sentivo. E sono i cosmetici di marca It Style. Non so se voi la conoscete, ma qui da me ci sono due punti vendita, uno a Panorama, uno al Carrefour. Un mascara allungante nero che sto provando. Vi farò sapere poi sul blog o qui sul canale. Poi un gloss, loro mi avevano regalato una qualità, un tipo diverso, che era uno di quei gloss con i brillantini, ma a me non piaceva e sono andata a cambiarlo. E ho preso il Super Color Gloss aranciato, non è proprio pigmentatissimo, però non è neanche male. Non ha brillantini, non ha niente, è un gloss semplice arancione, per niente male. Poi una matita nera. Morbidissima, è davvero morbida, si sfuma benissimo e ovviamente anche questa la sto testando con calma. Questa è la matita, come vedete si sfuma davvero subito, cioè il nero mi piace, devo capire bene ancora un pochino di cosette. E poi mi hanno regalato due ombretti. Ovviamente anche questi li ho cambiati, prima mi avevano regalato uno grigio che era identico al grigio nella Naked 2 e uno viola con i glitter, entrambi con i glitter che però a me non piacciono, quindi sono andata dritta dritta a cambiarli. Allora, uno è questo verde scuro che è il numero 59 della linea Semplice Ombretti per Occhi ed è matte. Questo è il colore, è abbastanza pigmentato come matte. Gli altri due invece non erano proprio, non lo erano così tanto e soprattutto i glitter vi rimanevano cioè, nel pacchettino dell'ombretto, quindi fare un ombretto glitter con i glitter che restano nell'ombretto stesso mi sembra un po' inutile. L'altro colore è il numero 36, che è un verde molto chiaro. E in realtà è molto simile a Thrush della Electric, solo che quello è leggermente, ma è proprio leggermente più pigmentatino. Questo è il colore, non so se si vede. Questo verde è molto molto chiaro. Anche la commessa ha detto: ma questo verde sta davvero bene con i tuoi occhiali. E poi una sfumatura così è proprio carina, verde chiaro, verde scuro. Grazie. Devo ammettere che hai fatto tanta strada per lavorare in un negozio di cosmetici. Comunque, sempre regali amici, devo ammettere che il premio per il miglior pacchetto l'hanno vinto loro. È una bellissima pallina di Natale, però dentro è strapiena di piume. E io quando l'ho aperto ho detto ok, adesso ca faccio cadere tutto. Con dentro, se li ritrovo, se evito anche di far cadere piume ovunque, con dentro questo bellissimo paio di orecchini. Oro e turchese, che io amo la follia, sono davvero stupendi. Adesso dovrò cercare un outfit giusto per metterli perché l'estate ho cose di colori assurdi, quindi rosso, viola, marrone, giallo. Quindi dovrò trovare anche un outfit giusto per abbinarli e devo ammettere che sono stupendi. Ok, poi io diciamo che ho mezzo festeggiato la sera stessa del mio compleanno, perché io in realtà con gli amici ho festeggiato giorno dopo, 17, io il compleanno lo faccio il 16. Il 16 sera la mia cognatina, quindi la sorella star di Sergio, mi ha fatto il regalo e mi ha regalato un gioco per il 3DS, questo è Tomodachi Life, appena uscito, che è una sorta di The Sims, quindi un simulatore di vita, però ci potete giocare con i personaggini che fate sia sulla Wii che sul 3DS, stavo per ammazzarmi. Ed è carinissimo, situazioni strane, matrimoni, fidanzamenti, vi create i personaggi, ci fate la voce, le regalate i vestiti, la casa. È un giochino carino di quelli che per passare il tempo, non impegnativo. Ok, passiamo ai regali di Sergio. Nella nostra settimana agli altipiani del Cinazzo, quindi verso fine luglio, inizio agosto,
Ci siamo poi fatti un giretto a Fiuggi e siamo andati in giro, negozietti, profumerie, gioiellerie e cavoli vari. In gioielleria mi ha regalato un orologio, ma non uno di quelli spropositati. Io non amo molto gli orologi di metallo, col quadrante, con le lancette. Mi sono presa un orologio in caucciù, questo è lo Zitto Watch, che praticamente ha un pulsantino qui al centro, che se voi premete vi dà l'orario e sono praticamente mezzogiorno e 12. Se ripremete, vi dice la data, quindi 23 agosto. Ho pagato una ventina di euro ed è comodissimo perché se lo mettete, in realtà non sembra un orologio, tranne per il fatto che se poi spingete il pulsantino, vi dice l'orario. A Limoni, invece, ovviamente, io non potevo non andare in un luogo e non andare a comprare dei cosmetici. Mi sono presa, cioè mi ha voluto prendere un rossetto Chanel. Questo è il Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip Color nel numero 327, La Désirée, ed è il mio primo, primissimo, credo forse per il momento unico, rossetto Chanel. Questo è il colore, un bellissimo rosso scuro matte fantastico che sto testando e devo ammettere che mi piace molto. Il colore è stupendo e l'ha scelto Sergio, quindi sta diventando bravino anche a scegliere i colori. Dura davvero tanto. Se avete le labbra idratate, non vi va a evidenziare screpolature, pieghette e quant'altro. È confortevole anche quando comincia a seccarsi, non sentite quella brutta sensazione che normalmente i rossetti matte vi danno. Ma ripeto, se avete le labbra idratate e ben curate, il rossetto ha davvero un effetto fantastico. Quella settimana c'era lo sconto del 40% sul secondo prodotto acquistato. Io mi sono presa questo eyeliner che è di una marca francese che a Limoni, almeno nella mia zona, qui forse non l'avevo mai visto, che è un eyeliner di Zhao Essence of Nature e sono praticamente prodotti tutti completamente bio. Anche il packaging, l'eyeliner stesso è in bambù e la bustina dove ve lo danno è una bustina di juta carinissima. L'eyeliner è nero, ma c'è disponibile almeno sul librettino c'è scritto in marrone, ma al negozio c'erano, mi pare, anche altri due o tre colori, se non sbaglio, o uno o due colori in più. Ah, il pennellino sottile, quindi se avete esperienza nell'eyeliner non vi risulterà difficile, ma in realtà, essendo io ciompa tanto, non mi risulta affatto difficile metterlo. Ovviamente ci metto un pochino di più rispetto ad un eyeliner come quello di Kiko, con la punta in feltro leggermente più larga. Questo è l'eyeliner ed è un nero bello pieno, non è waterproof, però se non sudate copiosamente, quindi con le gocce di sudore in faccia, vi dura. Vi dura non tantissimo, ma vi dura. Ovviamente, se voi lo mettete la mattina, poi il pomeriggio vi ci truccate sopra, agli angoli dell'occhio andrà leggermente via, tenderà a sparire, però dura. Non è ma cioè non, quando si asciuga non diventa opaco, ma resta leggermente lucido ed ha un effetto molto molto carino. Vi lascio il link della marca qui sotto nell'info box e fatemi sapere se voi la conoscevate, perché per me era sconosciuta, per questo ho voluto prenderla. Invece poi ho fatto per la prima volta l'ordine MAC, ovviamente regalato da Sergio, e mi sono presa quattro rossetti. Allora, il primo che vi faccio vedere è Heroin, che ho amato da quando l'ho visto sul sito. È un viola stupendo, penso chi indossa MAC da più tempo di me lo conosce. Questo è il colore, ecco qui, matte. Io adoro i matte, sia negli ombretti sia nei rossetti, io mi truccherei tutta matte. E l'ho messo appena arrivato, il giorno che è arrivato sono dovuta uscire e me lo sono messo, cioè sono andata a cambiare i prodotti style. Mi piace da morire, dura tanto, nonostante sia matte. Io quel giorno avevo anche le labbra leggermente screpolate, non le avevo idratate per bene la mattina. Non mi dà fastidio quando secca, quindi non mi dà quella sensazione di colla sulle labbra che non vi fa neanche respirare, si può dire, no? È molto confortevole, mi piace davvero tanto. Poi ho preso, ovviamente, non potevo non prendere il Russian Red, anche questo matte. Bellissimo rosso che penso indosserò all'anniversario. Questo è il Russian Red che non ho ancora messo, quindi vi farò sapere presto. Ho preso Hang Up, questo invece è un cream sheen ed è questo qui che è molto simile al mio Rouge Volupté Shine di Yves Saint Laurent, però è più tendente al rosso, invece quello è
praticamente viola. L'ultimo che ho preso è Cyber, che è il più scuro di tutti, e proprio perché è così scuro mi sono innamorata. Ed è questo viola intensissimo. Sì, scusate. Ed è questo viola intensissimo, sembra quasi nero. Infatti, mi sembra un rossetto nero, no, è viola. Sembra nero, ma in realtà è un viola molto molto scuro. E questo è un satin lipstick. L'ho messo l'altra sera e non mi è piaciuto così tanto. Cioè, è poco omogeneo già dalla prima stesura, nonostante voi ci ripassate sopra direttamente con l'applicatore più e più volte, è davvero poco omogeneo. Ci sono zone più chiare, zone più scure. È un bel colore, bellissimo. L'unica pecca è che io poi l'ho messo alle 9, alle mezzanotte più o meno l'ho dovuto rimettere, nonostante avessi soltanto bevuto un bicchiere di birra, perché non sto più fumando, quindi non è che ci ho fumato, quindi è rimasto attaccato sul filtro della sigaretta. Non sto fumando più, ho soltanto bevuto birra, non ho neanche baciato Sergio perché avevo il rossetto, ovviamente doveva mantenersi, e praticamente va via al centro e vi rimane come la linea di matita, cioè vi rimane sui bordi come se aveste messo la matita. In realtà io la matita non l'ho messa, è rimasto soltanto il rossetto. Infatti neanche a Sergio è piaciuto come è venuto via. Poi l'ultimo regalo arrivato è da parte di mio fratello e della ragazza, che è questo bellissimo zainetto nero di Carpisa, è nero di pelle con le borchette di plastica nere sulla tasca, ed è fantastico perché quando vado in moto con Sergio, invece di portarmi la borsa e ogni volta controllare se perdo cose, mi porto lo zainetto, sto più comoda anche a viaggiare, mi sento più sicura perché lo sento dietro, so che è chiuso e non perdo cose, non potrei perdere cose, quindi è davvero comodo ed è bellissimo. E poi è molto molto capiente, dentro praticamente, cioè, sembra piccolo, sembra davvero minuscolo, ma in realtà quando lo apro, cioè quando l'ho aperto e l'ho usato, è davvero capientissimo, c'entrano davvero mille mila cose. E niente ragazze, penso sia tutto. Sì, è tutto quello che ho ricevuto per il mio compleanno, quindi spero avete trovato questo video carino, utile, e vi lascio tutti i link dei prodotti che vi ho fatto vedere, del videogioco, dei rossetti, lo zainetto, quello e quell'altro, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!